Guardi, so che è un po', forse non è molto maschile dirlo, ma quando mi ha detto, mi ha telefonato Norman Gobbi il giorno che era morto, la mattina che era morto, io mi sono chiuso in ufficio, non ho più voluto nessuno, ho pianto tantissimo, per me è stato veramente un momento in cui non credevo, io non credevo che sarebbe mai stato possibile che il nano ci lasciasse, ecco, mi sembrava veramente, sai quando ti fai l'idea che una persona c'è e ci sarà sempre, perché il nano a quel momento era diventato per me una presenza, manca ancora adesso, io penso che alla Lega manca ancora adesso e se non alla Lega manca molto a me. Che hai gettato ogni dubbio nel vento, dimmi quando tu hai fatto più felice.